Ettore Petrolini rappresenta Roma in questo ciclo del Teatro sul Sorriso dedicato all'Italia delle lingue. Rappresenta Roma con Chichignola, certo la sua più bella commedia, la sua più compiuta commedia, qui interpretata da Mario Scaccia e diretta da me. E dico evidentemente tutto questo con quella emozione di chi romano sente e vede davanti a sé un pezzo della storia di Roma e della storia d'Italia come è Ettore Petrolini. Ettore Petrolini evidentemente grande attore, autore, attore di cinema, di varietà e soprattutto di teatro, che ci teneva a non essere dialettale ma a essere Petrolini. Ci è riuscito fino ad arrivare al Medico per Forza nella sua edizione presentata trionfalmente e provocatoriamente alla Comédie Française a Parigi, e che in Chichignola vede una serie di compiuti suoi disegni drammaturgici avere luce in una commedia che è assolutamente completa e compiuta. Io ho molto amato questa commedia quando l'ho diretta in teatro con Mario Scaccia, e Mario Scaccia del resto non a caso la ripete da anni nei vari palcoscenici d'Italia, anche quest'anno credo lo faccia. E è una commedia non esile, una commedia che ha dei risvolti precisi anche con umori che possono apparire pirandelliani e che comunque ha qualche assonanza con il berretto a sonaglie, la storia profondissima, quasi chissà autobiografica di un venditore di palloncini, e Scaccia del resto la interpreta con una sua capacità autonoma di essere romano e di essere attore comico e amaro al tempo stesso. Quando abbiamo fatto questa commedia sapevamo benissimo la fatica e la difficoltà di interpretare Petrolini, e Roma e Petrolini che volevamo lasciare fuori dalla porta per evitare la semplice imitazione, rientrava poi dalla finestra con il suo spirito e con il suo gusto rivissuto in maniera assolutamente originale, autonoma e affettuosa da Mario Scaccia. Ho un ricordo quindi che si intreccia di Petrolini e di Scaccia, e tutti di un amore per Roma che è profondo e che si vede anche in questa commedia. Certo ci sono altre cose, abbiamo parlato di questo pirandellismo, ma in Pirandello per Petrolini è anche un'occasione per divertirsi. C'è a un certo punto della commedia la moglie di Chichignola che tenta di giustificarsi di un suo tradimento con dei discorsi e delle battute così complicate che fanno interrompere Chichignola in maniera, secondo me, esemplare e geniale. Questo va a raccontare a Pirandello, che è una battuta folgorante che la dice lunga sui rapporti di quel periodo vitalissimi che vedevano Petrolini da una parte, Marinetti dall'altra e Pirandello dall'altra ancora. Era un periodo vitalissimo, e quando dico periodo vitalissimo fa pensare anche, per contro, a certi encefalogrammi piatti di una mancanza di creatività che in alcuni momenti, per colpa di una incultura vigente, stiamo vivendo in questo momento in Italia, e che credo che debba essere assolutamente superata con la nostra voglia, con il nostro ottimismo e anche con la nostra conoscenza di una memoria passata, come è questo Petrolini e come è forse anche questo Chichignola. Aspetta il gisto.
Se lo sapesse quel poveraccio di Checchignola. Povero uomo, ancora qui? Sì, 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 vado subito. Valletta mia, oggi ho un brutto presentimento. Lo sai che lui ancora non si è visto. Sono in pensiero perché stanotte ho fatto pure un brutto sogno. Che hai sognato? Dentro a un cassetto trovavo un sacco di monete d'oro. Beh, lo sai, oh, rabbia! Purché non gli sia successo nulla di grave. Piuttosto sta attenta che non succeda qualcosa a te. Lo sa tutto il vicinato! Non sarai mica venuta per farmi fare cattivo sangue. Del resto neppure tu perdi tempo. Zitta, zitta, ti fai gli affari tuoi. Già, ma io sono vedova. Per forza. Tuo marito era andato in 6 mesi all'altro mondo. L'avevi ridotto uno stoppino. Segno che gli volevo bene. Addio, core. Ah, oh, ma io non sono venuta qui per sentire questi discorsi. Adesso poi che i quattrini costano così cari, tu almeno ti sei fatta un buon amico che non ti fa mancare niente con una bottega piena di ogni grazia di Dio. Certo che con la bella professione di Chicchignola si mangia un cucchiaio di minestra il giorno di San Giovanni, la sera della Befana a Piazza d'Avona e quando fanno la girandola a Piazza del Popolo, se non piove, perché se piove si è rovinati tutto l'anno. Bell'avvenire. Ecco, ecco tutto quello che fai. Dimmi tu se con queste miserie si può fare fortuna. È bello che adesso vieni a casa, Chicchignola. Fammi un piacere. Metti tu la pentola sul fuoco per scaldare l'acqua. Mi fai la minestrina col burro? Hai voglia di scherzare, ci vuole troppo tempo. Fammi un piacere. Preparagli 2 uova sode con l'insalata. Le uova le trovi sul tavolo. E l'insalata è quella di ieri. Un uovo è rotto? Meglio, fagli pure una frittatina. Lo abitui male, troppa roba. Mamma mia, che colore c'è in viso, se ti vedessi. Ah sì? Io credo che mi sarà venuto il mal di fegato. Non ragiono più. Bisogna che vada a cercarlo. Magari a casa sua. Quello che succede, succede. Dio, che martirio, volersi bene. Almeno avesse avuto il coraggio di scappare con lui. È un uomo intelligente, coraggioso, attivo, che avrebbe fatto fortuna dovunque. E io non sono ancora da buttare via. Ecco la lettera. L'hanno portata ieri sera. Ma come l'hanno portata ieri sera? Me la dai adesso. Va a sapere che era vostra. Non vi scrive mai nessuno. Ma senti, la sta pettegola. È tutta la mattina che sono sulle spine e lei la lettera me la porta ora. Bella ricompensa, dopo avergli fatto da porta pollastri. Vattene, se no ti butto per le scale. Ci mancherebbe anche questa, ci mancherebbe. Per ringraziamento, guadagniamo di più se la lettera la dava vostro marito. No, per l'amor di Dio. Vieni qua. No, è meglio che vengo io. Scusami se per un momento mi si è levato il lume dagli occhi. Eccoti 5 lire. Vattene e non fiatare. Ma che brastenica. Ma guarda che carattere. Dio, non ho il coraggio di aprirla. Aspetta, chiudiamo la porta, perché se arriva da un momento all'altro Chicchignola ti trova con la lettera in mano. È meglio che mettiamo il catenaccio. Ha la chiave di casa? Già, gli davo la chiave di casa. L'ho abituato a suonare la trombetta. Fammi un piacere, aprila tu, perché a me tremano le mani. E andiamo, fregati! E dammi tempo! Anima dell'anima mia. Ti scrivo questa lettera per farti consapevole che m'è successo un gran guaio. Sono in costernazione perché mia moglie si sente assai, assai poco. Bene. E che mi importa?
Il dottore ha detto che ha... Che ha? Che ha? Il fegato. Il fegato? Con l'apatite. E le ha ordinato i bagni di Chianciano. Dovrò accompagnare e trattenermi con lei una decina di giorni perché sì, è tanto indebolita che non si fida di andare sola. Mi raccomando, sta calma. Non far capire niente. Non ti agitare. Domani, dopo pranzo, verrò a salutarti con mia moglie. Fatti coraggio e ricordati dell'ultima volta che... Poi ci sono tanti puntini. Ho capito. Ho capito. Sì, ho capito pure io. B.S. Tuo per tutta la vita e per tutta la morte. Picchio. E li do io, i bagni di Chianciano. Ma hanno fatto i conti senza l'osso. Adesso non t'agitare, non fare scenate, non ti compromettere. Come l'ha combinata bene, quella svenimentosa. Ah, ma ci penso io, ci vado pure io ai bagni. Stanotte scappo. Vado a Chianciano e li butto dalla finestra. Ma sei impazzita, sii ragionevole. Se lui accompagna la moglie, non lo fa mica per divertimento. È sempre la moglie. Pensa un po' se fossi malata tu. Malata? Malata io? Malata? Che idea! Ma che, vaneggi? Ma non hai capito. No! E non potrei essere malata pure io col fegato e avere bisogno di andarmi a curare? Già! E ti vai a fare una decina di giorni pure tu. Ci vuole un medico. Certo, ci vorrebbe la ricetta del dottore. A che ora è uscito tuo marito stamattina? Ah, presto, non l'ho nemmeno sentito. Allora ci penso io a persuaderlo. Gli dico che sono venuta stamattina, che t'ho trovata mezza morta. Sono corsa a chiamare il dottore e lui ti ha ordinato la cura di... Chianciano! Chichignola! Siediti! Moribonda! Oh, agonizza! Che mi fai fare? Accidenti, che faccia! Tu che fai fare a me? Che è successo? Che fai, nottata al morto? È una cosa seria. Guardate questa disgraziata d'Eugenia in che stato si trova. Eugenia, che t'è successo? Chi è? Non mi portate via. Sono buona. Non voglio andare all'ospedale. Poveretta, che pena mi fa. Sono io. Sono tuo marito! Non mi riconosci? Sì, riconosco la voce, ma non ti posso vedere! Lo so! Non mi hai potuto mai vedere! Ma no, avete capito male, non vedete come sta! Ha avuto un attacco di coliche, patiche! Chi gliel'ha attaccate? Sto tanto male, dentro... Mi pare la vecchia gente. Che mattinata che ho passato, chichignola mio. T'è rimasta qualche cosa sulla bocca dello stomaco, fa vedere la lingua? Ah, come sporca! Per me è più lunga che sporca, fa sentire il polso? L'ha già sentito il dottore. È venuto il dottore? No. Allora non è venuto. No, volevo dire, non la voglio più vedere, il dottore. E che male ha detto che ha? Ha detto che ha l'apatite. Che male sarebbe? È un male che mi costringe ad andare 10 giorni a Chianciano. Te l'ha ordinato il dottore. Ma chi è questo luminario?
È uno specialista, bravo assai. L'ha visitata dappertutto. Sai che bravura! E tu non ti sei vergognata di farti visitare dappertutto? E come potevo fare? Ma ti potevi far fare visita quando eri guarita. Che momenti abbiamo passato! È stata lì lì per andarsene all'altro mondo. E poi non c'è andata. Quante cose succedono in una mattinata. I mali sono così, vengono quando vengono. E questo dottore, che cosa ha ordinato? Di andare a fare i bagni a Chianciano, senza perdere tempo, perché ho il fegato ingrossato e una gran dilatazione. E dimmela tutta, tu sei stata sempre dilatata. Mi ricordo anche quella dilatatissima di tua madre. Ma non farci caso, queste sono malattie che passati 50 anni guariscono da sé. Ma che te sei ammattito? Bisogna che parta e parta subito. La salute prima di tutto. Che bella egoista che sei, perché stai bene te? Per carità, non la fate infettare, sennò le riprende l'attacco. Ma proprio oggi devi partire? Vuoi avere il rimorso di vedermi morire? Magari. Che? Magari guarisci, perché così non si può andare avanti. Ma ci può essere un uomo più disgraziato di me? Le disgrazie si danno tutte l'appuntamento sulla mia persona, si abbattono tutte sul mio fisico. Ero impiegato al governatorato, credevo di passare in pianta stabile, mi hanno mandato a chiamare, mi hanno levato il 12%, poi mi hanno detto lei alla fine del mese ha finito. Siccome sono un uomo ingegnoso, mi sono messo a fabbricare i giocherelli. Da quando ho aperto questo stabilimento, piove a rotta di collo. Esco coi palloni gonfi e rientro coi palloni sgonfiati. Finalmente avevo imbroccato 4-5 belle giornate. Quella girando la piazza del popolo, domani era l'unico giorno in cui potevo guadagnare qualche soldo. Vengo a casa e trovo questa dilatata. Disturbo? No, dai fastidio. Partite? Sì, giù c'è la carrozza con le valigie. Accidenti, quanta roba! Ti porti via tutta Roma! Perché? Vedo sulla vettura 7 colli, tutta Roma. Oh. Dove andate? Sta zitto, è stata una mezza disgrazia che ci è capitata. Dobbiamo partire subito per Chianciano, a passare le acque. Ma guarda combinazione, anche mia moglie deve andare a Chianciano. Ma allora è una malattia peripatetica che va girando. Eh già, deve essere un'epidemia. Un'epide? Mia. Povera Eugenia mia. Come Marcella, adesso la vedrai. Sta assai peggio di lei, è diventata irriconoscibile. L'ho letta, fammi piacere. Vai ad aiutarla a salire le scale, è tanto debole, poverina. Lei viene su piano piano. Io invece ho fatto una corsa avanti. Ma altre immagini, Marcella, con l'epidemia. Veramente se è sua, è un'epide sua. Insomma, ho capito, è un'epide nostra. Mamma mia, che colore ha in viso. Pare un pollo lesso. Pensa che diventerò pure io così, se non parto subito. Ci stavo appunto pensando. Allora pure voi avete avuto le coliche apatiche? Pure io. Poveretta, il primo attacco è incominciato ieri. Meno male. Così ci faremo un po' di compagnia. Ci credete che mi vergogno a girare per Roma in questo stato? Lo credo. Ci vuole pure coraggio a portarla in giro. Con i metropolitani che ci sono oggi, che regolano il traffico, la gente invece andare a destra o a sinistra guardando lei chissà dove va a sbattere. Lasciamo andare gli scherzi. Sicché, poveretta, ha proprio bisogno di questa cura. Urge, gliel'ho ordinato il dottore. Allora pure tua moglie ha l'apatite. Sono brutti questi mali. Che mi dici? Sono maloni. Ma tu? Lo sai cos'è l'apatite?
a forza di patire viene l'epatite. Pure Marcella è stata visitata dal dottore. E l'ha trovata dilatata. Purtroppo. C'è che anche voi avete la dilatazione. Sapeste che sofferenze. Lo credo. Scusatemi se prima scherzavo. Adesso che vi guardo bene mi accorgo che siete carina anche se avete cambiato colore. Siete più interessante, sembrate una creola. Ma come hai fatto? Tutto per amor tuo, picchio mio. Attento, ci possono vedere. Da che dipende questa dilatazione? Dal dilatamento. Adesso ho capito. Io invece credevo che il dilatamento dipendesse dalla dilatazione. Ma come ha fatto? Che vi importa sapere come ha fatto? Per amore si fa qualunque parte. Oh, ti mangerei di baci. E io sono contento. Come hai detto? Che io sono contento di questa malattia in condominio. Così adobbiamo quel proverbio che dice mal comune mezzo gaudio, perché se non capitano queste belle combinazioni, quel proverbio si sciupa, no? Ma sì, quando saremo lì faremo tutta una famiglia, vedrai. Con una decina di giorni te le rimetto in salute tutte e due. Volesse il cielo. Il ciel volesse. Ma che ora partite? C'è un treno alle 3. Io faccio le 2:10. Che fai tu? Io faccio le 2:10. E l'orologio che fa? Le 2:10. L'orologio fa le 2:10. Tu fai schifo. Non offenderti, scherzo. Celio, paladino con le oppio, viminale, i sette colli. Ma allora bisogna che vi sbrighiate. Non c'è ancora quasi un'ora di tempo, la carrozza sta giù. Anzi, se la signora Eugenia vuole profittare. Ma sì, lei monta pure in cassetta. Ma io monto dove vuoi. Lalletta, per piacere, vieni a darmi una mano. In 5 minuti mi preparo. Ti do una mano anch'io. Prendi pure questa, che è gialla, ma funziona. Sì, sì, adesso veniamo. Sì, parla col cavallo. Egisto. Dici a me. E a chi vuoi che dica? Ci sei solo tu? Ti disturba il dialogo? Vogliamo dialogare un po' entrambi? Ma certo. Tu lo sai che uomo sono io. Grazie a Dio non ho mai chiesto che a chi che sia. Ma oggi mi trovo nella necessità impellente. Come sarebbe a dire, non so se m'hai capito. Io no. Ma io ho capito bene che tu m'hai già capito. Che non mi vuoi capire perché capisci bene che io l'ho già capito che non mi vuoi capire. Ma non mi devi mica dar niente. Chi se la poteva immaginare una cosa di questo genere? Da un momento all'altro, chi ci poteva azzeccare? Gli uomini sono presuntuosi. Credono di azzeccarci e non ci azzeccano mai. Ognuno di noi ha un destino, un fato, una spada di Colombo o un uovo di Damocle che gli pencola sul capo. Tu per esempio vai tranquillo e giulivo per la strada, metti il piede su una buccia di figo, scivoli, batti il tempietto sul marciapiede, il cervello è fuori uscito dall'altra parte. Tieni! Ma no, si fa così per dire. Intanto mia moglie si è ammalata e io momentaneamente sono proprio all'asciutto. I quattrini ce li ho, ma tutti ammortizzati lì, nell'industria. Sai pure che questa qui è un'industria che basta darle un po' di spago e ti arriva subito all'infinito. Ma è il superfluo. Sono cose non indispensabili alla vita per te. Col commercio dei commestibili è un'altra cosa. La vita è un triste gioco e per resistere a questo gioco è necessario nutrirci poi di salumi, di lardo o baccalà. Per me invece va bene solo quando l'umanità si abbandona allo sperpero. All'orgia. Adesso, specie con questa crisi europea,
che ha imperversato tutto il mondo. Ah, è veramente un momento di crisi. La sai quella di quell'ottimista e di quel pessimista che si incontrarono? No. L'ottimista disse al pessimista: se seguita questa crisi, andremo tutti a chiedere l'elemosina. Il pessimista rispose: e a chi? Però c'è chi ha trovato il modo di curarla. Come? Mangiare, bere, divertirsi e lamentarsi della crisi. Ottimo sistema! Dunque, senti, io domani devo necessariamente riscuotere qualche soldo. Tu però, momentaneamente, dovresti anticiparmi queste spese che servono a mia moglie. Dovresti pagare il viaggio, la cura, l'albergo, da mangiare e da bere, tutto quello che le serve. Anche un paio di scarpe un po' abbilite, poverelle. Dovresti rincuorarle un po'. Ma per carità, io a questo già ci avevo pensato. Ho preso in affitto un appartamentino e quando è lì due, tre, quattro è la stessa cosa. Sta tranquillo che a tua moglie ci penso io. E che non lo so. Casomai, se voglio, con lo stesso convoglio che serve oggi a voi per partire, domenica vengo a farvi una bella visitina. Figurati se io non sarei contento. Ma invece, proprio domenica, bisognerebbe che tu mi facessi un piacere qua, a Roma. Dovresti darmi una guardatina in bottega, perché io c'ho un ragazzo che mi sembra un mezzo baccalameo. Si dovrebbe chiudere all'una, ma poi c'è sempre qualche cosetta da fare. Non vorrei che stesse troppo attaccato all'orario, perché alla mia clientela serve sempre qualche cosa all'ultimo momento. Tu dovresti andare lì e non muoverti per un'oretta e mezza, due ore. Se poi lui ti facesse qualche osservazione. Lui chi? Questo garzone mio. Tu gli devi rispondere che rappresenti me. Diventi il padrone. Ma se non ci aiutiamo uno con l'altro, dove va a finire il consorzio umano? Si sa, tu stai là con mia moglie e io sto qui con il garzone tuo. È giovane? Allora lo metto sotto. Lui deve stare lì, al chiodo, magari con la bottega accostata, perché nel commercio dei commestibili può sempre capitare qualche cliente ritardatario e ogni lasciata è persa. Gli affari te li porto io, anzi mi farò dare pure le chiavi di bottega e anche l'incasso. Non lascio andare per l'incasso, sono già d'accordo. Ma i quattrini non si devono lasciare in mano di nessuno. I quattrini nostri li tengo io. Che forse non ti fidi di me. Non mi fido io di te. Ebbene? Ebbene, fammi affidarsi. Ma sì, mi fido, ma sai come. Adesso mi scombussoli tutto il programma che avevo già fatto. Io lo dicevo nell'interesse tuo, perché se tu volevi, potevo pure venire a portarti l'incasso. No, non c'è bisogno. Rimaniamo così. Casomai ti scrivo io. Andiamo, Egisto. Ho paura di perdere il treno. L'idea di passare le acque già fa sentire meglio la signora Marcella. Arrivederle alla signora Marcella. Si faccia coraggio. Grazie tante. Questa sta proprio male, le si piegano le cerniere. Eugeniuccia mia, non pensare a niente. Cerca di guarir bene e di tornare più sana che pria. Ci penso io, te la rimando doppia. E che non lo so. Mi raccomando a te, pensa a mio marito, fagli tutto quello che gli serve. E tu fa lo stesso con mia moglie, poi se ti serve qualche cosa per il trastullo quotidiano, tu va tranquilla, Giuliva, e dammi un bacio. Glielo posso dare? Vorrei vedere. Perché è lui che rilascia le licenze? No, non volevo dare scandalo, c'è tanta gente. Ha un coraggio da leone. Sargisto! Sargisto! Il vetturino ha detto che sei matta! Hai ragione, adesso andiamo. Sarebbe questo il garzone tuo? Perché, non l'hai visto mai? Sì, ma così da vicino fa un altro effetto, morbe. Hai chiuso bene bottega? Come no? E la chiave? Eccola qua! La chiave? Ha detto il tuo padrone, la prendo io, anzi traducitelo che da oggi funziono io da padrone, che i quattrini li prendo io. Sì, ma mi raccomando. Sta tranquillo, ci controlleremo a Vicenza. Si fa tardi. Arrivederci. Arrivederci. Mi raccomando, mio marito.
Adesso il saggista è partito, se posso lei che devo fare? Aspetta. Fammi respirare. Queste cose fanno un male. Ma accasciano! Salutateli! Non posso. Di che sono accasciato? Affranto. Chichignolo vi saluta! È tanto abbattuto, poveretto! Si è abbattuto in fronte. Dice che state tranquillo, che alla sorogenia ce pensa lui. E che non lo so. Che c'è da mangiare? Uova insalata. Quella roba lì la faccio mangiare a loro quando ritornano. Se posso me che devo fare? Adesso te lo dico io quello che devi fare. Questa è la chiave della bottega, va giù, prendi e parta qui un cacio cavallo, un prosciutto sano con il coltello, così me lo taglia da me, due filoncini di pane e un fiasco di vino, leva i quattrini dal cassetto e portameli, vada bene che io so già quanti devono essere, poi fra un paio d'ore ti viene a riprendere la chiave e fa le cose per bene, te galantuomo, perché hai inteso? Il padrone adesso sono io! Oh, aggattami con me! Perché non ti capacita? Andiamo, poviti! E se non ti va bene a fine mese di licenzio! E tu hai sentito quello che ha detto mia moglie? Che devi prendere il posto suo in tutto e per tutto. Che hai pescato? Tu dovresti essere fortunato, sei pescatore. Vedi? Quando io vado a pesca, qualche allodola la porto a casa. Ma con te non mi riesce di vincere una partita. Evidentemente sono fortunato in amore. Sì, sì. Sarai fortunato in amore, ma a briscola non ci sai fare. Il gioco dell'amore è una cosa, l'amore per il gioco è un'altra. Se aspettavi a buttare l'asso di coppe, ti facevi un carico. Ecco, questo è il tre di danari, io ho in mano due briscole, tu non prendi più, va bene? Va bene, sì, mi dichiaro sopraffatto. Intanto tutte le sere o de riffi o de raffe me ne becchi 5 o 10 lire. Mi fa specie sentirti parlare così. Io gioco una lira tanto per prendere interesse alla partita, se no non c'è gusto. Ma come puoi dire queste cose? Eppure mi conosci. Io credo che un uomo più disinteressato di me non esista. Mi pare di avertene dato le prove in diverse circostanze. Adesso ti rinfaccia le spese che ha fatto a Chianciano. E poi sapete che vi dico? A me questa partita tutte le sere non piace affatto. Io voglio dormire, avete capito? Viziosi, scandalosi! Eugenia! È iperbolico! Quando dico queste parole s'accascia. Lascia andare. Tanto io non ci faccio caso. Eh già, lui è un uomo superiore. Mi pare che potresti essere un po' più gentile. E tu, non darle retta. È una benedetta donna che non pensa mai a quello che dice. Sì, ma dice quello che pensa. Vorrei vedere te se mia moglie ti trattasse così. Io non penso quello che dico e non dico quello che penso. Altrimenti vi dovrei dire che vostra moglie la conosco meglio di voi. E non vi fidate troppo delle gatte morte. Eugenia, errare humanum est, perseverare diabolicum. Errare umano, ma perseverare diabolico? Metti dentro l'avambraccio, ficca la testa sotto la lenzuola e finiscila una buona volta. Ma sì, mi metto sotto perché non vi posso più sentire. Meno male. E tu, non farci caso, la nostra amicizia rimane inalterata perché qui comando io. Oh, me ne sono accorto. Sei veramente energico. Cucchiolo, ma non ti accorgi che questo cretino ti prende in giro? E adesso non parlo più. Eugenio!
Questo tuo contegno è fallace! Facciamo un'altra partita. No, grazie, bisogna che vada a casa. Ma come mi lasci così, senza darmi la rivincita? Guarda, do tutte le carte a te. Io gioco con una carta sola. Eppure hai vinto 10 lire. Oh, quanto la fai lunga con queste 10 lire. Ci ripensi come i cornuti. Hai capito che t'ha detto? Cornuto? Ti tratta di cornuto e tu stai zitto? Ma no, signora, ho detto così, per modo di dire. Ma si capisce, io sono cornuto per modo di dire, non proprio quello autentico. Perché vantarsi di una cosa vana? Sarebbe vana gloria. Tutt'al più un semplice aspirante alle corna. Non sono ancora effettivo, ho fatto domanda, ma la burocrazia sa com'è lunga, no? Sentite, signora Eugenia, io non vi rispondo, perché in certi casi chi ha più prudenza l'adopera. E io vi dico che dentro casa mia non voglio seccature. E l'ho capito, e me ne vado alla svelta. Tanto più che domattina dovrò alzarmi presto. Parto per far a Sabina per combinare una partita d'olio. E non posso perdere altro tempo. Se avrai bisogno di me, vieni pure a bottega. Sarò sempre a tua disposizione. Va qui dentro, mai più. Sai che pena. E adesso non parlo più. Eugenia, questo tuo contegno è eterogeneo. È extra strong. È demaniale. E dermosifilopatico, e chi più ne ha più ne metta! Di questa qui sono si sa dove andremo a giungere! Dove vai? Vado a fare per affari. Ah, va a fare per affari. Buoni affari a fare! Buonasera! Buonasera, Babba Leo! Come ha detto Babba? Leo! Ha detto a me. Tu come ti chiami? Egisto. E allora, il Babba Leo sono io. Che maniere di trattare quell'amico comune! Che bella figura mi fai fare! Questo è il compenso per le premure che ha avuto per te! Ingrata! Inconscia! Io non capisco come hai potuto trattarlo così! Te lo farò capire io! Quell'amico tuo non mi piace. E appunto quando dici che ha avuto delle premure per me, che mi accorgo sempre di più che è un egoistaccio, che non fa nulla per nulla. E se tu non ne puoi fare a meno, da oggi in poi andrai a trovarlo a casa sua o a bottega, perché io qua non ce la voglio più. E perché? Perché la gente chiacchiera. E lo sai che dicono? Che dicono? Che è l'amico mio! L'hai capito adesso? Me l'hai detto sotto metafora, ma l'ho capito. Perché lo vedono con te, dicono che è l'amico tuo. Figurati che diranno quando lo vedono con me. E tu ci ridi. Ma lo credo bene. Non sei la donna capace di farmi un solo torto, ti conosco troppo, inutile. Tu non hai la glandola dell'infedeltà, non ci credere nemmeno se la vedessi, ma per carità neanche a pensarci. E poi sei tanta amica della moglie. Ma che moglie è moglie, se lo sanno tutti che è l'amante e nemmeno è stato il primo. Davvero? Beh, ti fa tanta meraviglia. Del resto la loro situazione è simile alla nostra. Tutti ci credono marito e moglie. E invece... E invece... È meglio così. Prima di tutto perché il matrimonio è la pompa funebre dell'amore. E poi, nei riguardi della gente, sai che ti dico? Male non fare, paura non avere. Agisto è un buon amico. È stato davvero tanto generoso, un filantropo. Ti ha portato a Chianciano, ti ha fatto fare la cura e se sei guarita lo dobbiamo a lui. Devi promettermi di non farti più sgarbatè. Picchignola mio, ma io lo faccio per te. Ti voglio tanto bene. Non voglio chiacchiere sul conto tuo. È permesso? Avanti! (Ride)
Rievochi? Pascioccona bella! Che sarebbero ste confidenze? Ti disturba la questione tattile? Soffri il tattilismo? Lei invece è tanto contenta quando le frego il cute. Sei gelosa? Sì, sono gelosa! Fammi ridere. Che volevi? C'è un giovanotto giù al portone che vi cerca. M'ha detto, fatemi il piacere, se andate su, dite a Chichignola che c'è giù Leone che l'aspetta. È vero! Povero Leone! Chissà da quanto aspetta! E non potevi farlo salire? Ma che? È un leone timido, ma coraggiosissimo per la pesca. Ecco, adesso te ne vai a pescare. Quando ritorni? Eppure lo sai che la notte non mi piace restare sola. Ma non te l'avevo detto fin da ieri che questa notte sarei andato a pesca? Lo sai che al sabato sono fluviale. L'Alletta? Sì? Tu falle compagnia. Indugiati un poco presso di Eola. Non essere solerte nell'andar via, che se faccio buona pesca ci scappa qualche cosuccia anche per te. E domattina alle 10. Alle dieci al massimo starò a casa. Tieni la padella pronta, perché lo sai, quando vado a pesca qualche ciriola la porto sempre. L'Alletta? Sì? Dammi gli ingredienti pescherecci. Dove sono? Il laboratorio. Senti, Chichignola, ma sarà vero che vai sempre a pesca? Perché vada, io non lo faccio capire. Ma sono più gelosa di quello che credi. Sapessi certe notti la mia fantasia come lavora. Beh, stanotte cerca di non farla lavorare troppo. Perché vedi, anch'io non lo faccio capire. Ma non mi piace che quando non ci sono tu lavori con la fantasia. Allora intesi, a mezzogiorno fritto di pesce. Addio e buona pesca! Grazie altrettanto! Ma che io vado a pesca? Non si sa mai, parlavo della pesca reale! Chi pesca bene e chi pesca male! Chichignola, e l'amo? Che fai a pesca senza l'amo? Io l'amo! Non ce lo metto mai! È il temperamento mio! Non ingannare mai nessuno! Se il pesce va bocca a bocca, se no chi se ne frega! E tu mi farai il piacere di non fare tanto languidume con mio marito. Ma che te sei messa in testa? Io sono una donna come si deve. Con me non c'è niente da fare, hai capito? Io sono vedova. Da quanto tempo? E non ti stanchi mai di essere vedova? No. Beata te. Tu giudichi sempre le persone col metro tuo, vero? Addio. Me ne vado, perché non ho voglia di litigare. Ma che aspetti, andatene! Thank you.
disturbo? No, dai fastidio. Stanotte non ritorna. È andato a pesca. Tornerà domani mattina. Alle 10! Sei stata bravissima. In queste cose ci sai veramente fare. Sei un diavolo! Ma tu pure, la parte tua l'hai recitata meravigliosamente. Sei furbo, tenace, persistente, coraggioso, maschio! Se tutti gli uomini fossero come te, non ci sarebbero più donne oneste. Allora, per premio, posso rimanere tranquillamente a nanna con te? Sì. Lo sai? Cosa c'è qui dentro? Che c'è? L'incasso del negozio di tutta la settimana. 6.000 lire! Ma perché vai in giro con tutto quel denaro? È stata una mia astuzia per dimostrare a Marcella che andavo a far a Sabina per acquisti. Olio. Vino? Ma quello che mi interessa da acquistare è l'amore tuo! Sei semplicemente delizioso! Tu! Sei la ciripischietta deliziosa di Egistuccio tuo che ti vuole tanto bene! È vero! Vecchio mio! Ah, povero Chicchignola! Pensa quant'è ingenuo! Io gli ho regalato 2 orecchini di brillanti con certe rosette che erano un amore. È stato un pensiero gentile. Sarai contenta, no? Ma che vuoi che me ne importi? Quando lo vedo così tranquillo, così fiducioso, mi fa rabbia. No! Non è intelligente. A te certamente non la farebbero. Non credo che esista un uomo più furbo di te. Già! La differenza sta qui, che lui va a pesca e io a caccia! Un pescatore è un imbecille che comincia dalla punta del piede e finisce alla punta dell'amo. Il cacciatore invece è sempre un audace e qualche volta un eroe. Ma dove lo prendi tanto coraggio? Il coraggio me lo dai tu, ciripischietta mia! Quando sono vicino a te, non ho paura di nessuno! Picchio! Picchiamo la porta! Mi era sembrato di sentire camminare sul pianerottolo. No, no, mi sono sbagliato. Non è niente. Mi vuoi bene? Tanto, tesoro mio! Guarda, che questa volta è davvero qualcuno? Ma stai tranquillo, ti ho detto che non può essere Chicchignola. Chi vuoi che sia? Parlano, sono 2 persone. Oddio, siamo rovinati. E adesso dove mi metto? Dove vado? Ma io non ti riconosco più. Stai calmo, ti ho detto che non può essere Chicchignola. Stai tranquillo, tesoro, non vedi che spaventi anche me? Stai buono, non agitarti! Ma se io non mi muovo! Facciamo buio! Nascondiamoci! Accidenti, che coraggio! Me fai rabbia! Io me ne prego! Lo faccio per te!
entra, fa svelto, non c'è nessuno! C'è pericolo di niente! C'è nessuno! Ma che fa che vado a sbagliare le case quando c'è qualcuno? Per chi mi prendi? Ricordate che io sono un professionista, non un filodrammatico del furto. Sudo freddo, c'ho le gambe che mi fanno fighetto. Compatiscimi, sono un povero debuttante. Vedrai quando avrò la tua età e la tua esperienza. Non avrai tempo di fare delle esperienze perché se va avanti con sta pipa starei sempre in galera. Adesso basta con le chiacchiere. Tira fuori il mazzo delle chiavi. Cassa sto commò e smiccia se dentro c'è il maloppo. Se facciamo un colpo buono, prendo moglie. Sposo Artemisia, la donna serpente. Bravo cretino, così ti sistemi definitivamente. Basta, allora questo è il momento di pensare al matrimonio. Non ti fidare troppo delle donne, io ne so qualche cosa. E se non avessi avuto il serpente della donna, forse a quest'ora sarei ministro delle finanze. A proposito di finanze, ecco un portafogli. Tu che hai trovato? Io ho trovato questo. Quello metterò lì. Vieni qua, Baccalameo. Dammi le chiavi. Io senza grimaldello e senza chiavi ho trovato un portafogli. Ma... Sì, cretino, l'ho trovato, eccolo. Metti anche in dubbio l'evidenza. Dopo divideremo. Tu avrai il portafogli. Adesso attento. Ti darò una lezione gratis perché tu prenda amore al furto di gran classe. Ricordati che le serrature sono come le donne, qualche volta ci vuole la violenza ma è preferibile la dolcezza, vedi, si fa così, non si sforza. La chiave falsa deve entrare nella serratura come una cannuccia di paglia dentro una granatina di limone. Si succhia tutto quello che c'è leggermente, dolcemente, delicatamente, senza rovinare i mobili, perché non è roba nostra. È questione di educazione, fare sempre in modo che il derubato non conservi un cattivo ricordo del furto. Vedi, qua per esempio c'è un paio d'orecchini che la padrona non è degna di possedere. Perché? Perché? Perché questa signora ha troppo fiducia della sua proprietà. Hai capito? Sì, no. Maestro! Tieni, prendi, ecco il regalo di nozze. Portali alla donna serpente, dille che glieli manda un ladro, le porteranno fortuna. Va a guardare di là, non avere paura. Il più bello e il più emozionante, ti troviamo a tu per tu con un cadavere. Ma no, è vivo! Quando un uomo si picca sotto il letto è già mezzo cadavere. Mamma mia, che debutto! Andiamo, giovanotto, fuori! Decidetevi, non ho tempo da perdere! No, no, non sparate, per verità! Portatevi via tutto, ma non ci ammazzate! Rassicuratevi, signora. Dal momento che vi dimostrate ragionevole, sarete trattata con i dovuti riguardi. E il signore non si decide, rimane in villeggiatura? Che? Belle spalle! Ah, che bentonate! Signore, vi faccio riflettere che sono disarmato. Eccomi una bella rivoltonata! Ah! Basta! Non perdiamo più tempo! Abbiamo da sbrigare altri due furti prima dell'alba, presto! Fuori la corda! Lego le fari d'allerta, se fa resistenza, spara! No, per carità, abbiate pietà! La colpa è tutta mia! Sono una povera disgraziata! Quell'uomo non è mio marito, è il mio amante! Sì, ma a lui che importa? Non solo mi importa, ma mi fa nausea! Se non lo sai, io sono un sentimentale! O se preferisci un cinico a sfondo morale, è vero, allievo? Sì, maestro! Va bene, copriti. Voi siete a sfondo morale e fate il ladro. E tu non rompi la buona fede di questo disgraziato marito? No, io non tradisco mio marito, perché lui non mi ha sposata. Ha fatto bene. Se fa becco l'amante, figure del marito. Ad ogni modo non è lui che fa le spese del tram tram domestico? Sì. E allora? No, c'è una bella differenza. Sta zitto, sporcaccioncello.
La differenza è soltanto questa, che tu rubi più facilmente perché non essendoci il vincolo del matrimonio non puoi intervenire nemmeno la legge. Io ho capito che tu sei il più forte, che ti sei preso il portafoglio mio e che te ne approfitti, perché voi siete in due e noi soli. Veramente io sono più solo di voi due. Perché questo non domanda di meglio che andarsene. Volesse il cielo. Allora dammi la mitragliatrice, fila al portone e va a chiamare la misericordia. E per far che? Per traslocare i cadaveri. Ora li defungo. E adesso, visto che la prendi su questo tono, tieni questa e carica come la mia. Su, avanti, fammi paura. Io non faccio proprio niente. La rivoltella la metto qua perché veramente io vorrei andarmene. Sì, è meglio che te ne vada perché fai schifo. Se avessi avuto un centesimo di coraggio, invece di nasconderti sotto il letto, avresti tenuto testa a questo delinquente. Mi scusi tanto, signor ladro. Ma le pare, non c'è di che. Adesso ci mancherebbe che arrivasse Chicchignolo. Chi è? È il mio amante. Un altro? Ma no, quello di prima. Ah, il cornuto. Se è Chicchignola, questa volta non mi ci metto sotto il letto. E che fai, vigliacco? Che faccio? Me ne vado. Ricordati che questa notte d'amore mi è costata 60 carte da 100. E adesso... Basta? Che te ne pare di questo scherzetto? Già, sono io, il babbeo, l'idiota, l'imbecille, il cretino, l'ingenuo, l'amante, il marito, il cornuto, il ladro. Vedi quante cose sono io? Tu invece sei una cosa sola. Sei una squadrina. No, non avere paura, non ti tocco. Quando un uomo fa quello che ho fatto, io non metto le mani su una donna. Certo, tutto questo non ti pare verosimile. Ti sarebbe sembrato più logico che io fossi stato sempre derubato e becco. Perché secondo te non sono furbo. Infatti, ho la fortuna di non essere furbo, la disgrazia di essere intelligente. Fanno più male i furbi al mondo che i cattivi, perché contro il cattivo ti puoi difendere, ma contro il furbo no. E tu sei furba. E quello che è scappato è più furbo di te. Già, quello che scappa è sempre più furbo. T'ho voluto però dimostrare che quando voglio... so diventare intelligentissimo. E vedrai col tempo quanta ricchezza di fantasia e di immaginazione sta dentro questo cervellaccio di venditore ambulante di lingue di menelicche e palloncini. E tu intanto diventerai sempre più furba. Io non so più quello che devo dire. Hai ragione. Ammazzami! T'ammazzi da te. Io mi difendo in altro modo. Il ridicolo, l'umorismo, il grottesco, la buffonata, non importa come, basta sapersi difendere. E quanto mi è costato organizzare questa difesa. Ma senza tragedie. Non voglio la solita patente davanti, disgraziato, con relativo processo, il danno, le beffe e magari anche qualche giorno di galera. Perdonami. Non ti avevo compreso. Adesso ti vedo per la prima volta. La vigliaccheria di quell'altro mi ha fatto capire quanto vali tu. Ma ci voleva quell'altro per fartelo capire. Se che al mondo un galantuomo dovrebbe sempre portarsi dietro un farabutto come pietra di paragone per far notare la differenza. E io
Che ne ricavo? Niente. Perché questo tuo riconoscimento me lo sono comprato al prezzo delle mie umiliazioni, delle mie sofferenze, anche a costo di divenire uno zimbello di fronte a me stesso, perché poi davanti a te non conta. È permesso? Zitta, non t'agitare, non far capire niente. È inutile mostrare le miserie nostre agli altri. Reggi il gioco, come l'ho retto io per tanto tempo. Permesso? Avanti! Scusate il disturbo. Sono venuta a domandarvi se avete visto il Gisto. Si è visto il Gisto? No, non l'ho visto. Ma guarda il Gisto, che non si è visto! Scusatemi, ma non doveva partire per fare la Sabina? Veramente? So che siete tanto amici e così sono venuta qua. Perché si è portato via le chiavi di casa. E io ho chiuso bottega, ma per entrare in casa non so come fare. Poco male. Qui c'è un mazzo di chiavi. Volete che fra queste mappe di chiavi non si trovi una mappetta buona per aprire la serratura voi? Mi farete un gran favore. Eugenia, a te non dispiace, vero? Ma se me lo stavo dicendo proprio adesso, da andare a prendere una boccata d'aria. Vero Eugenia? Ha tanta fiducia lei. Era fiduciaria. Allora andiamo. Andiamo. Senti una parola. Che vuoi? E adesso, come mi lasci? Almeno dimmi una parola. Tu non ci crederai, ma ora mi sento male davvero. Mi sento tanto male, qui. Al fegato. Poco male. Ci rivedi a tutto. Guarda la provvidenza. Qua c'è il denaro del tuo vero amante. Approfitta della fortunata combinazione. Dai retta a me. Vattene. A Chianciano! Con una bella cura guarirai. Sei solo. Hai dato libertà alle maestranze. Fai dell'umorismo? Non lo sai che le 6:30 se ne vanno tutti? E tu ancora lavori. Ma non lo vedi? Seguita, seguita pure. No, ormai basta, ho quasi finito. Anche questo l'hai fatto tu? Già. L'ho fatto io. Ti meravigli sempre perché ricordi che Chignola è venditore ambulante. Ma io ho studiato anche il disegno. A quell'epoca non mi serviva e l'avevo dimenticato, ma ho saputo sfruttarlo al momento opportuno. Impara l'arte e il resto non te lo dico perché lo sanno tutti. Bravo! Davvero! Questo disegno è proprio bello. No! Credi a me! Non c'è da vantarsene troppo. Non è bello, guardalo bene. A me non sembra brutto. Posso farti una piccola osservazione? Ma può darsi che mi sbagli. Può darsi. Gli occhi mi sembrano troppo grandi e troppo blu.
Hai ragione. Ma me li hanno ordinati così e così li ho fatti. Persuaditi che il 90% della gente che compra ha il gusto antiartistico, altrimenti si venderebbe pochissimo. Queste cose riprendono le loro giuste proporzioni attraverso gli occhi del cliente, il quale appena acquistato l'oggetto ne diviene il proprietario e perciò ha subito l'illusione di vederlo più bello. Come sei intelligente. Avresti potuto diventare un artista sul serio. Forse. Ma avrei guadagnato di meno. Perché la gente è più disposta a comprare scemenzuole e giocarelli anziché oggetti d'arte. Io credo che tu sia troppo modesto. E io invece credo di no. Allora perché non vuoi riconoscere i meriti che hai? Appunto perché non sono modesto. E perché ho paura di diventare orgoglioso di essere modesto. Vedi, un vero artista non deve mai essere contento dell'opera sua. Deve sempre pensare con rammarico a quello che avrebbe potuto fare e non ha saputo fare. Oggi tu non sei di buon umore. Vuoi che me ne vada? Fa come vuoi. Ma non me lo dire così. Aspetta, te lo dico in un'altra maniera. Fa come vuoi! Sicché devo andarmene. Ma non t'ho detto ad andartene, t'ho detto fa come vuoi. Già, ma è lo stesso. Del resto sarà meglio, perché se Egisto torna a casa e non mi trova, sono guai. Allora non perdere tempo, vattene. Torno domani? Se lo aneli. Dopodomani? Se lo ambisci. Ma insomma, quando? Ma perché mi tratti così? Ma tu? Perché mi tratti così? In quello che dici c'è tutta la parvenza che tu mi tratti bene e che io tratti male te. E invece è il contrario. Nell'espressione delle parole hai ragione tu, ma nella realtà dei fatti ragione io. Questo è un gioco che le ragazzine di intelligenza mediocre a 10 anni lo sanno fare meglio di te, pigliarsi la ragione quando hanno torto. Perché tu sei convinta, persuasa, che qua dentro puoi venire quando vuoi e sai pure che mi fai piacere. Ma no, signore, devi rovinare tutto con questi inutili. Vengo domani, non vengo, ti fa piacere, non vorrei seccarti. Ah, mamma mia, che lagna. Ma allora mi vuoi bene? Sì, ti voglio bene. A che cosa pensi? A niente. Tu pensi a qualche cosa che non mi vuoi dire, lo sapevo che sarebbe finita così. E allora sta tranquilla. E lasciami tranquillo. Non domandare mai a nessuno che cosa pensa. Tanto l'altro ti risponde sempre un'altra cosa. Allora se un galantuomo lo costringe alla bugia obbligatoria. Il pensiero è l'unica proprietà. Tutto il resto non è mai completamente nostro. E poi così ricco il pensiero. Una cosa la pensi, una la scrivi, una la dici, un'altra la immagini. E chi ti sta davanti non capisce niente. E questo patrimonio te lo prendi e lo butti al primo che ti capita. A parte poi che ci sono cose che a pensarle soltanto sono giovani, belle, simpatiche e snelle. Quando poi ti passano per la bocca con la quale mangi e le pronunci diventano brutte, antipatiche, pesanti, vecchie. Parli per me? Ma no! Tu sei giovanissima! E tu quanti anni hai? Mon Dieu! Un uomo alla mia età non può averne di più. Fa un po' il calcolo. Misura la base, moltiplica per l'altezza, dividi per due. So però che molti anni fa era sei più vecchio di oggi. L'uomo quando rimbambisce giovineggia. Nella vita non ci sono tante età. Appena non si è più giovani si diventa vecchi. E così ci sono dei giovani vecchissimi e dei vecchi giovanissimi. Ma l'età non conta. Gli uomini hanno l'età per quello che fanno, per quello che rappresentano.
E io quanti anni ho? Non lo so. Ma se seguiti così diventerei presto mia nonna. Dimmi la verità. Tu le capisci? Tutte le scemenzuole serie che ti dico. Chissà, forse potrei far capirle facendo uno sforzo. Ma non ne ho voglia, mi stanca. No, non ti stancare. Sapessi quant'è più bella la donna col cervello este locanda. Non se ne può più delle donne intelligenti. Sono stupida, vero? Non ti puoi lamentare. Anche Gisto me lo dice sempre che sono stupida. E la sei contenta? È una delle più grandi soddisfazioni essere considerati stupidi dagli imbecilli. È il trionfo della propria intelligenza. Bisogna augurarsi di non piacere mai a certe persone, perché il giorno in cui tu piaci all'imbecille sei rovinato, sei come lui. E adesso voglio dirti una cosa che pare facile ed è difficile, viceversa. Io ti voglio tanto bene. Meno di quello che meriteresti, ma forse più di quello che io vorrei. Ti basta? Lasciamo il mondo com'è, tanto né tu né io riusciremmo mai a cambiarne la toponomastica. Non pensare a toponomastica perché ti stai che poi mi sta a letto una settimana. È permesso? Non hai paura, vero? E così rendi la cosa sempre più saporosa. Dammi un bacio. E va di là un momento. È permesso? Un po' di pazienza! È nel tuo interesse! Finalmente! E che facevi di straordinario? Ma si fa quel che si può. Introduciti. Sei un buon amico. Se non mi muovo io, tu non c'è pericolo che ti scomodi. Che fai di bello? Vedo che stai lavorando. Sì, sto lavorando. Ti permetti un'osservazione? Non ti sembra che abbia... Gli occhi troppo grandi e troppo blu, invece di vedere. Mi sono sbagliato, sono andato in previsione di sbagliare, ma ho sbagliato. Quegli occhi sono grandi e sono blu, fammi il piacere a non staccarmi qui. Scusami. Niente, ti compatisco. Che fai stasera? Aspetto che venga notte. Vogliamo passare la serata insieme? Dove? Casa mia? No. Perché? Perché no? Oh, questa è bella. Hai paura di mangiare male? Eppure ci hai cenato tante volte. Per me mangiare bene o male è la stessa cosa. Sono di facile nutrizione. Appartengo a quella gente che mangia tutto ma a cui non piace niente, al contrario di quell'altra, la quale non piace niente ma mangia tutto. Pare la stessa cosa, ma è diversa. A casa tua non ci vengo. Non ti dico nemmeno il motivo perché tanto a saperlo tu non ci guadagneresti alcunché. Adesso mi hai messo in curiosità, bisogna che tu me lo dica. E io invece non te lo dico. Ma tu non hai il diritto di venire a stuzzicare la mia curiosità per poi lasciarmi a becco asciutto. A becco! Asciutto! Ah, sei asciutto? Ma non solo becco. E chi te lo dice? Ma finisci, ma non fare lo scimunito più di quello che sei. Con chi credi di parlare? Mi conosci poco. Ti conosco. Sono stufo di conoscerti. E appunto perché ti conosco non ho paura di dire la verità. La verità? E quale sarebbe la verità? Quella nuda, cruda, senza vestirla e senza cuocerla, così facciamo più presto. Ebbene, dilla. Io sono l'amante di Marcella. Tu? Io sì, perché ce n'è qualcun altro. Mi fai ridere? Adesso perché hai fatto quattro soldi ti dà questo tono da Don Giovanni che ti fa più buffo di quello che sei. Io mi domando chi ti autorizza a mettere in dubbio quello che ti dico. Sicché tu sei l'amante di Marcello. Ma perché non ci credi? Prima di tutto non ci credo perché se fosse vero non avresti il coraggio di venirmelo a dire. Poi
Pure ammettendo che Marcella potesse farmi un torto, non me lo farebbe certamente con te. E perché? Oh, ma quanto sei buffo! Ma davvero credi di essere un uomo interessante? Ma ti sei mai guardato allo specchio? Sì! E sono l'amante di Marcella! Ah, come sono contento! Quanto hai fatto bene a dirmi questo! Come accetto volentieri queste belle sassate che mi dai sulla faccia senza averti fatto niente di male, perché dato che tu non ci credi non ti ho fatto niente! Ah, questo mi libera da ogni rimorso, mi porta via ogni scrupolo. Senti, voglio farti una confidenza. Io sono l'amante di Marcella. Sei un bel tipo. Il capretto al forno? C'è il doppio senso? E il capretto secondo te sarei io, vero? Che capomeno, che mattacchione! Fammi trovare anche una minestrina di cornetti e una fetta di bue brasato. Magari il brasato lo faccio io, il resto ce pensi tu. Vuoi pure il formaggio? Come no, pecorino! E mozzarella di bufala! E coda di toro alla vaccinara! Lo vedi il genitore? Addio, Cornelio! Ciao, Mansueto! Eugenia, quanto tempo lontano da voi. Siete sempre più bella. Una primavera. Oh, scusa, Chichignola. Salutavo la signora, me ne vado subito. Ma no, resta pure. Indugiati un poco presso di ella, non essere solerta nell'andar via. Anzi, vorrei chiederti un favore. Prima di venire a casa tua, avrei da sbrigare una affaretta della... Permetti, ho da collaudare un giocattolo. Ma ti pare? Allora mi dai il consenso. E che mi importa? Non ti importa niente. Adesso ti pettino io. Eugenia, Eugenia mia, tu non puoi immaginare quanto spasimato da quella maledetta sera. Ero venuto qui con la speranza di trovarti. Che fortuna. Sai che ti dico? Invece di andare a raspare nel pollaio degli altri, guarda quello di casa tua. Non ti capisco, ma qui non posso parlare. Io invece voglio giustificarmi. Ti aspetto giù. Al portone. Sì, aspettami giù. Forse dovrò darti una bella notizia. Grazie. Grazie. Chichignola, fa presto. È tempo che ce l'ho. Io vado. E io vengo. Io scappo. Lo so. Scappa sempre. È come la lepre. Ma la lepre, poveretta, è calunniata perché non ho mai visto scappare. E quando prova a scappare, poveraccia, l'ammazzano. Ti dispiace che sia venuta? No. Mi dispiace che tu m'abbia trovato. Chi c'è di là? Non assumere questo tono da guardia notturna, tanto con me non attacca. C'è una donna. Ne sono sicura, come sono sicura che qui dentro c'è un odore di profumo a buon mercato. Non posso mica proibire alla gente che viene qui di profumarsi come le pare e piace. Sarà l'odore di quello che è uscito. No, non è di Egisto. Hai ragione, quello non odora, puzza. Anzi no, tanfa. Ma tutti questi sono discorsi inutili. Tu con me non hai più niente a che vedere. Ricordo quello che mi hai fatto, ma non ti porto rancore. Tu mi dirai, come? Non mi porti rancore, mi parli così. Ti parlo così...
perché il mio amor proprio di uomo me lo impone. Ti ripeto, non ti porto rancore, anzi ti sono riconoscente, perché forse per merito tuo sono riuscito a combinare qualche cosa. Chissà, forse avrei potuto ancora andare in giro vendendo palloncini. Ma basta, ti presto quello che vuoi perché devo andare via. E quella? La lasci chiusa lì dentro? Ma chi? Quella donna. Là dentro non ci sono donne. Staremo a vedere. Non si passa. Non credere di avere il diritto di venire qui a fare delle smargiassate perché trovi la porta aperta. Era aperta per te. Volevo che tu vedessi che grazie al cielo non sono morto di fame e che sto meglio di quando vivevo con te. E speravo che vedendo tu sentissi... È inutile, perché tu sei di quelle donne che hanno la sensibilità al tonfo. Tu qui non hai più nessun diritto, vattene, perché questa non è più casa tua. S'accomodi. Vendicativo. Brutta faccia da impostore. Occhiacci da falco! Ancora non sei contento? Non sei soddisfatto d'avermi umiliata in tutti i modi? Tu me, in un modo solo, il peggiore. Sei senza cuore, perché lo sai che io soffro. Là dentro c'è Marcella e quell'altro sta giù al portone. Mi aspetta! Mi fa schifo! Più schifo di te! E a me fate schifo tutti e tre. Viene a casa tua per cercare di vedermi. Mi aspetta giù il conquistatore, mentre forse la moglie sta là dentro a rimettersi il vestito. Come sono stupidi e vigliacchi gli uomini. Ma sì, sì, non aver paura, me ne vado. Perché tutto qua dentro mi fa nausea. Il male che t'ho fatto l'ho pagato a caro prezzo. M'è servito di lezione. Me ne vado. Tu mi cercherai e non mi troverai. Addio! Addio! Mi hai chiamata? No, confermavo l'addio. Canaglia! Ci riprova. Occhi del Gio, tu qui! Ti volevo dire ancora una cosa. Una cosa che tu non crederai, ma è la pura verità. Non è una giustificazione che scusa la mia colpa, ma la diminuisce. Tu sei molto intelligente. Che Dio te ne renda merito. Grazie. Se io ti ho fatto un torto, non l'ho fatto a te, ma ad un altro. Questa valla a raccontare a Pirandello. Perché tu prima non eri quello che sei adesso. La colpa è un po' anche tua, che per tanto tempo ti sei voluto mascherare da uomo insignificante, credendo di fare lo spiritoso. Avevi così poca cura di me. E adesso decidi tu. Ho deciso. Vattene. Vattene! Ma sì, me ne vado. Ad ogni modo, ecco, ecco di questo sporco denaro. Riprendilo. Io non l'ho toccato, fanne l'uso che credi. Ma ricordati che la vendetta non è stata mai una buona medicina per nessuno. Se io sto male, tu stai peggio. Ah, se stai peggio!
Ha ragione. Purtroppo ha ragione. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Sei un traditore, un Giuda! Che t'è successo? E hai il coraggio di domandarlo. Tu sei l'amante di Marcella. E non te l'ho detto? Te l'ho parlato per un'ora. Sei un vigliacco. Hai abusato dell'amicizia, della fiducia. In che maniera? Rubandomi l'amante. E tu? Non mi avevi rubato la mia? L'hai saputo te sempre tanto chiasso? Io lo sapevo da un anno e sempre zitto. Tu devi star zitto almeno 3 anni. Mi chiami vigliacco tu? Che sei la grande parata della vigliaccheria. Io sì. Posso dirti vigliacco perché ti sei fatto forte della tua età. Farabutto perché hai approfittato della miseria mia facendoti bella avanti Eugenia con i quattrini tuoi grassi di salumi. Vigliaccone! Perché quando qua c'era il letto io truccavo, anzi mascherato da ladro, t'ho fatto rimanere a Pecorone per 10 minuti e con 2 colpi di pistoletta scacciacani t'ho fatto scappare da qui come un coniglio. Eri tu. Ero io. Che credevi, a te sempre tutta in buca e io sempre stecca palla? Non andrò sempre così, diceva quello che ruzzolava per le scale. Dovrà venire il pianerottolo. Anche se fra te e me non ci fosse stato altro, avevo diritto di portarti via la donna, solamente per la maniera come la trattavi. Non facevi che dirmi di essere piena di Marcella fine capelli, di non poter vivere eternamente con una donna, di non essere il tipo capace di accontentarsi della solita minestra. Quanti ce ne sono di questi idioti, no? Non sei solo tanti, troppi, fanno quello che fai tu, umiliate per la vostra vanità quelle poverette che hanno avuto la disgrazia di cadere nelle vostre mani. E tutte queste belle cose poi le dicevi avanti a Eugenia, perché sapevi che a certe donne, a quelle col cervello a prezzi popolari, piace e interessa l'uomo stufarello, l'uomo consumato, l'uomo vissuto. E tu sei tanto vissuto che sei decomposto. Ma mentre facevi questo lavoretto da una parte, guarda che t'ho combinato io da quest'altra. Non t'ho rubato nessuno, sei stato tu a darmi il diritto di fare quello che ho fatto. E lo confessi! Ci confesso un delitto, una colpa. La mia è stata reazione, legittima difesa. Del resto, se vuoi soddisfazione, ma sono sicuro che non la vuoi, sono a tua disposizione. Già. Adesso ti do pure soddisfazione. L'avevo premesso. Allora non c'è altro da fare. Vattene e lasciami in pace. Vabbè, me ne andrò quando avrò sentito il parere di Marcello. Giusto. Figuriamoci se non trovavi un punto d'appoggio che ti accomodasse la situazione. Ma credi che voglia stare in paradiso a dispetto dei santi? Questa è una soddisfazione che ti do subito perché anch'io voglio sentire il parere di Marcella. È poco chiara la pulzella, manca di sincerità. Ha vissuto troppo tempo con te. Adesso la faccio vestire e te la porto qui. Non avere paura. Regista. Disgraziata. Perché ha visto a te? Hai mai visto gli scemi da vicino? No. Eccone la uno. Questo scemo ciclopico. Vieni, cara, propinquati. Ha avuto la favolosa fortuna di collocare i suoi discutibili fascini fra le tue belle manine. Adesso le bacio. E poi ha fatto del tutto perché tu cadessi nelle mie. Farabutto. Parli con te stesso? Non capisco. Ho capito, sei stanca. Ti vuoi riposare. Lo prevedevo, non è una sorpresa. Io le sorprese le organizzo sempre prima. Senti, mi sono liberato da ogni scrupolo.
Sono diventato il tuo amante per il bene suo, per il mio, per il male di Eugenia. Io non posso dire alcunché, specialmente adesso, ma hai fatto questo slittamento dicendo che non capisci. Ma capisci o non capisci, decidi tu. Ma che cosa devo decidere? Prima di tutto, mi vuoi bene? Sì. Sei proprio sicura? Sicurissima. E allora va bene, fin da questo momento sei a casa tua. Passa il cappello, passa la borsetta e saluta il signore. Lei, signore, ha finito, può anche andare. Scusi se non l'accompagno alla porta. Ma se non mi hai dato nemmeno il tempo di parlare, hai detto tutto tu, hai fatto tutto tu. Io credo di avere il diritto di dire una parola. Si va bene, fa presto, dilla questa parola, altrimenti vado fuori di me e io. Tu vai fuori di qui, te l'ho detto. Andrò fuori di qui quando avrò sentito la decisione di Marcella. Converrai che dopo tanti anni vissuti insieme avremo pure il diritto di dirci qualche cosa, se non altro per sistemare questioni di interesse. Avete ragione, tutti e due. In certi momenti della vita anche persone come voi altri hanno ragione. Ma la ragione non sta nelle parole sciatte che dici tu, ma nel silenzio suo. Perché se lei sta zitta, vuol dire che desidera sentirla, questa tua parola. Va bene, ditemela. Ma finita di parlare mi chiamerai. Me l'userai questa finezza. Non scapperai come lui, me ne vado. Sta tranquilla. Non me la procuro, questa umiliazione. Tutto per causa tua. E adesso andiamo. Sei sorda? T'ho detto andiamo. Non vedo l'ora di liberare la mia vita da questo legame che mi disonora. Però tutte le spiegazioni ce le daremo a casa mia. Andiamo! Almeno verrai a prenderti quel po' di roba che ti appartiene. Così ci metteremo d'accordo su questa separazione ormai inevitabile. No. Me l'aspettavo. Come tutte le donne colte sul fallo, hai paura della spiegazione, hai paura della tragedia. No. Ma dunque, secondo te, io mi sono meritato l'azione che mi hai fatto? Sì. Allora quel manigoldo ti ha detto tutto. Ma io ti giuro che fra me e Eugenia non c'è stato mai niente. Non mi interessa. Sicché sei decisa a farmi dannare l'anima. Ma lo sai dove vado? Se varco quella soglia? Lo sai? Allora la varco. No, non m'ammazzo. Non perché mi trema la pelle e le venderei per due soldi se trovassi chi la comprasse. Ma perché t'ho fatto del male. E sono sicuro che anche dopo morto sentirei il rimorso d'averti fatto soffrire. Vedi? Voglio darti la prova del bene che ti voglio. Riparo al male fatto. Sai che faccio? Invece d'ammazzarmi? Che fai? Ti sposo. Buffone. Non mi credi? Ma che devo fare per convincerti che non posso vivere senza di te? Allora siamo d'accordo.
Hai detto che mi sposi? Accetto. Sull'affetto di Checchignola non mi illudo, non si è ancora dimenticato di Eugenia. E adesso andiamo, prima che lui ritorni. Altrimenti mi va via anche quel pochetto di coraggio che ancora mi resta. Andiamo. Scappi sempre? Adesso però basta. E lo credo che basta. Ha durato fin troppo questa storia. Ma prima d'andarmene t'ho preparato una sorpresa. Sarebbe? Ti presento mia moglie. Oh, eccolo un bello sposalizio, fresco, spontaneo, d'amore. Non poteva concludersi che in questa maniera. Sono contento. E ti dico non senza amarezza che io già sapevo di non occupare nell'animuccio tuo un posto di prim'ordine. Senti, Checchignola, mi farai il piacere d'ora in poi, parlando con mia moglie, di non darle più del tu e di chiamarla signora. Ma che signora? Donna Marcella. È relativo baciamano. Donna Marcella. Lei è stata veramente brava. Sì, brava. E basta. Non mi domandate più niente perché non saprei cosa rispondervi. Io non so. Io non so mai niente. So soltanto che la cosa non sarebbe durata a lungo. Non mi sbaglio. Ci sarebbe sempre stata di mezzo Eugenia. A quando le nozze? Ti manderemo le partecipazioni. Vi auguro tanta felicità. Grazie. Andiamo. Non mi vuoi dare la mano? La vuoi? No. Non te la voglio dare così, ma bene. Credimi, posso dartela così. Come t'ho dato l'anima, il cuore, il cervello, la donna, l'amore. Scherzando e ridendo t'ho dato tutto. E adesso ti do anche questo, senti. Senza sapere dove si sarebbe andati a finire. Marcella e io ci siamo divertiti alle tue spalle. La commedia che abbiamo recitato davanti a te l'ho inventata tutta io. Al solo scopo di punire questo caratteraccio tuo, presuntuoso e vanesio. Scusami, proprio come un rimorso per aver tolto la tranquillità a due persone che si vogliono bene. Voi siete di quelli che si vogliono sempre bene, qualunque cosa accada. E così spero di cancellarti dalla mente tutte le bugie che ho detto, tutte le buffonate che ho inventato, sempre per questa maledetta mania di voler fare lo spiritoso. Io non sono stato mai l'amante di Marcella. Ma che davvero l'hai potuto credere? È stato tutto un giocherello! Io nella mia vita non ho saputo far altro per far divertire la gente e sempre soffrendo un sacco di piacere non ho fabbricato che scemenzuole e giocherelli. Ma io l'avevo capito. Un uomo come te non poteva non capire. Scappiamo. Senti, Checchignola, hai detto che è stato tutto uno scherzo? Allora hai preso per scherzo anche le 6.000 lire di quella notte. Anzi, quello è stato lo scherzo più bello. Guarda, sono là. Ti serviranno per il viaggio di nozze.